Sei riuscito a calmarla? No. È stato un colpo troppo forte per una ragazza che non è abituata a soffrire. Sì, poverina. Questa storia dei genitori di Augusto era assolutamente poco credibile. Ma non è solo questo. Maria, l'assenza di Maria... Non è colpa nostra. Noi non possiamo fare niente. Perché non la cerchiamo di nuovo in chiesa? Perché padre Oreste ci aveva detto che ci avrebbe avvisati. Comunque io mi sentirei più tranquillo. Va bene, Guglielmo. Non ti agitare. Se proprio insisti, faremo un altro tentativo. Sì, forse è meglio. Io sono sicuro che in un momento come questo Maria ha cercato rifugio nella fede. Non piangete più, Maria. Non è giusto che soffriate in questo modo. Non sto piangendo per il dolore, ma perché sono furiosa, furiosa. Quell'uomo mi ha ferita, umiliata. Si è preso a gioco di me. Durante quei mesi, quando aspettavo, piena di paura, la mia bambina. Come una stupida credevo di poter essere felice con la mia famiglia. Mai come in quel momento, Guglielmo era stato più tenero. Era sempre affettuoso con me, mi coccolava. Che bugiardo, che bugiardo, era una trappola, che infamia. Che umiliazione ho sopportato. Il buon Dio non potrà mai perdonarlo, non potrà mai perdonarlo. Maria, Dio perdona a tutti coloro i quali si pentono sinceramente. Ma Guglielmo non sarà mai capace di pentirsi. Noi due questo lo sappiamo molto bene. Io so soltanto che adesso siamo qui. Noi due, con questo doloroso e terribile passato che ci tormenta, che abbiamo pianto e sofferto moltissimo per tutti i nostri errori, che molti altri innocenti hanno sofferto, e molti in questo momento staranno soffrendo per colpa sua. E Guglielmo continua a godersi la vita, facendo del peccato la sua vittoria. Quando pagherà, sorella? Quando? Non lo so, non lo so, ma questo non ha importanza. Il Signore non perde mai di vista nessuno dei suoi figli. Per favore, dovete fare della preghiera il vostro sostegno. Ho bisogno di lei, Carlotta. Sono disperata. I genitori di Augusto mi hanno umiliata. E io non so dov'è mia madre. Lei non può difendermi e non può consolarmi. Lucia, tua madre non poteva restare qui. Dovresti comprenderla. E se fosse in pericolo, se non potesse tornare? Qualcosa mi dice che tua madre sta molto bene. Devi convincertene. Se le fosse accaduto qualcosa di grave, l'avremmo saputo immediatamente. Perché se n'è andata? Perché mi ha abbandonata? Lucia, credo che dovresti rispondere tu a questa domanda. Perché tua madre non è mai stata felice in questa casa. Dio mio, mia madre. Io le voglio bene.
anche se litighiamo sempre, le voglio bene. E lei ti adora, Lucia. E io adoro lei. A modo mio, forse, però le voglio tanto bene. E sto soffrendo per la sua assenza. Io voglio che torni a casa, voglio vederla. Voglio dirle che mi manca tanto. Prego, calmati, non piangere più, Lucia, calmati, per favore, calmati. Non fare così. Ecco, bevi un bicchiere d'acqua. No. Ti farà bene, per favore. Bevi, ti prego, Lucia. Ecco, brava. Sfortunatamente non ho avuto notizia di vostra moglie. Ho già parlato con tutti i miei parrocchiani. Non avrete detto che... No, non vi preoccupate, sono stato discreto. Che possiamo fare adesso, Guglielmo? Continueremo a cercarla. E non perderemo la speranza. È l'unica cosa da fare. Avete fatto bene a venire nella casa del Signore. Non dimenticate che Dio è sempre disposto ad ascoltare chi ha bisogno. Con permesso. È tutta colpa mia. Mia, solamente mia. Smettila, se tua moglie è scomparsa così all'improvviso, è solo perché non sa più quello che fa. Ma tu mi avevi avvertito e io non ti ho dato ascolto. Chissà di quante altre cose dovrò pentirmi per non averti voluto ascoltare. Tutto quello che abbiamo fatto era motivato dalle migliori intenzioni. Non c'è niente di cui noi due dobbiamo pentirci. Domenica. Ti occorre qualcosa, bambina? Mia zia e mio padre sono tornati. No, che io sappia. Ma penso che non mi muoverò da qui fino a quando non saranno rientrati. Bene. Di loro che sarò nella mia stanza. Non ti preoccupare. Che cos'hai, Lucia? Non ti senti bene? Niente, niente. Lucia! Bambina mia! Lucia! Oh mio Lucia! Dio. Lucia, che cosa hai? Cos'è successo? Oh, Lucia! Io... Lucia! Oh, Lucia, rispondi! Oh. Dovete cercare di stare tranquilla, Maria. E di essere forte. Il nostro cammino sarà ancora più difficile d'ora in avanti. Vedrete, le nostre orazioni ci daranno il sostegno di cui entrambe abbiamo bisogno. Ho molta paura, sorella. Ho molta paura che possa accadere qualcosa di tremendo, che superi le nostre sofferenze. Non è possibile. Non c'è cosa peggiore della menzogna. E questa è la pena più insopportabile. Noi due, invece, noi due abbiamo finalmente scelto la verità. Non dovete più avere paura, Maria. Non più. Bene. E ora cercate di riposare. Voi e io avremo molto tempo per pensare e per rivedere il nostro passato. E per comprendere per quale ragione il Signore ha voluto questo incontro. Vado a preparare qualcosa di caldo. Dovete nutrirvi. Il Signore ci ha dato un'anima e un corpo. E qui ci prenderemo cura di tutte e due le cose. D'accordo? A fra poco. Sorella. Io vorrei chiedervi perdono dal profondo del cuore. Devi stare tranquilla, Lucia. Fra un momento arriverà il medico, non ti preoccupare. No, non ti sforzare. Non devi parlare. Non devi parlare. Augusto. 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 Soldato,
Identificatevi, ufficiale. Faccio parte della guardia personale del governatore. Sono in missione speciale. Devo interrogare un prigioniero. Ma quel vigliacco è più morto che vivo. È un ordine. Apritemi la cella. Se non volete mandare a monte tutto il mio piano. Ma, figlio mio, non possiamo scappare. Potrebbe essere molto pericoloso per te. Non devi correre certi rischi. Non vi preoccupate per me. Avanti, muoviamoci. Presto. E lui? E non so chi sia. Andiamo. Non c'è tempo da perdere. Non abbiamo modo di portare via anche lui. Andate, Rinaldo. Andate, non vi preoccupate per me. Pensate a salvarvi. No, no, io non me ne andrò senza di lui. Abbiamo combattuto insieme. E insieme usciremo di qui. Non me ne andrò senza di lui. Ve ne prego, non aggravate la situazione. Mi dispiace, figliolo. Ma io sono così. O tutti e due, o nessuno. Grazie per quello che hai fatto. E va bene, va bene. Aiutatemi a sollevarlo. Avevate ragione, soldato. Quel disgraziato riusciva a malapena a respirare. Neanche quel secchio d'acqua gelata è servito. È impossibile che parli in quelle condizioni. Ma parlerà. Domani verrò a interrogarlo e confesserà tutto. Buonanotte, soldato. Buonanotte. È testarda l'inglesina. Non vuole aprire bocca. Ma parlerà anche lei. Cantano tutti alla fine. Sono io. Sono Rinaldo. Non dovete preoccuparvi. Sono io. Non temete. Presto, muoviamoci. Guardie! Guardie! Andate, sbelti! Alto là! Fermi a sparo! No, Dio mio, no! Mia figlia, no! È una cosa molto misteriosa, padrone. Lei era ferma lì, in cima alla scala, all'improvviso svenuta, come se l'avesse colpita un sortilegio. Ma dov'è adesso? È nella sua stanza con il medico. Guglielmo, Guglielmo, aspettatemi, vengo con voi. Vi ordino di fermarvi! Fermi o sparo! Si può sapere che cosa sta succedendo, soldato? Tenente, dei prigionieri stanno cercando di scappare. Me ne occupo io. Andate da quella parte e radunate gli altri. Guardie! Guardie! Lo salva!
Rosalba, sei qui? Sì, sono qui. Rinaldo è mio figlio. Dacci una mano, dobbiamo allontanarci subito. Sì. Oh mio Dio, Eleonor. Resistete, ormai siete uscita da quell'inferno. Siete salva, signora Parker. È tutto finito. Oh, Dio mio. Perde molto sangue. L'hanno torturata. Maledette. Rinaldo. Che cosa ci fai qui? Per favore, vattene subito, è pericoloso. Ti sei esposto fin troppo per aiutarci. Te ne sono grato, non lo dimenticherò mai. Nemmeno io, signore. Ascoltatemi molto bene. In questo modo ho saldato il debito di riconoscenza che avevo con voi. La mia coscienza è a posto. Adesso siamo pari. Che cosa stai dicendo? Che non voglio più rivedervi, mai più. Non voglio più sapere niente di voi. L'avete compreso? Perfettamente. Grazie. Non grazie è me che dovete ringraziare. L'ho fatto solo per mia madre. I cavalli! Presto, prendete i cavalli! Andatevene adesso. Se non volete che me ne penta. Forza, muovetevi! Branco di incapaci! Svelti! Svelti! Dirigetevi verso il fiume! Voi andate da quella parte! Avanti, avanti! Hanno perduto le nostre tracce. Augusto deve aver indicato la strada sbagliata. È stato molto abile vostro figlio. Sì, è vero. State calma, vi prego. Non vi agitate. Andrà tutto bene. Ve lo prometto. Ci siamo salvati da quell'inferno. Dobbiamo andare via. Il più lontano possibile. Come l'avete trovata? Che cosa le è successo? Non so spiegarmelo. Non so davvero spiegarmelo. Evidentemente la signorina ha subito un'emozione che le ha provocato una temporanea perdita della conoscenza. Aveva preso qualcosa negli ultimi tempi, non so, qualche medicina. Voi non ricordate? No, almeno no che io sappia. Vi assicuro che è stata veramente fortunata dopo quel brutto incidente. Allora, dottore, sta bene? Nessuna frattura, ringraziando il cielo. Ah, meno male. Dottore, ditemi, che è successo? Non mi è ancora molto chiaro, ma vostra figlia si riprenderà. Lucia. Lucia, sono io, tuo padre. Reagisci, Lucia, ti supplico. Si riprenderà presto, Guglielmo. Ne sono sicura. Perché, Dio mio, perché? Maledizione, perché? Perché?
sentirmi. Rinaldo. Rosalba. Paolo. I miei amici. Guarirete presto, signora. Certo, adesso dovete riposare. Siete solo molto provata. Chi l'avrebbe mai detto che sarei morta così lontana dalla mia patria? Vi prego, non dite queste cose, signora Parker. Voi non morirete. Io nacqui in un piccolissimo paese di poveri pescatori, nel sud della Gran Bretagna, dove le scogliere sono più alte dell'orizzonte, dove il mare faceva udire la sua voce minacciosa giorno e notte. Mio padre era pastore e mi diceva: segui l'esempio del mare, figlia, combatti, lotta. Non rinunciare mai a tentare di fare in modo che gli altri comprendano. Morì quando io ero appena una bambina. Non parlate, vi prego. Ma prima di morire, mio padre mi prese la mano. Mi guardò negli occhi. I suoi occhi del colore di quel mare che lui amava tanto. E mi disse: stai lottando contro l'ingiustizia, contro l'odio, contro il male. Sacrificherai la vita. Affronta con serenità la morte. Come sto facendo io ora. Con orgoglio. E con il sorriso sulle labbra. Signora Parker. Signora Parker. È morta. Mio Dio. Venite, venite, sorella, sono sveglia. Vi avevo promesso qualcosa di caldo, eccomi qui. Ah, quanto lavoro vi sto dando. Per me è un gran conforto trovarvi meglio, Maria. Grazie, mangerò dopo. Sapete, sorella, ho pensato molto a quello di cui abbiamo parlato e ho capito che avete ragione. Credo che il Signore ci abbia riunite qui con uno scopo ben preciso. Ne sono convinta, Maria. Ne sono convinta. Non vi sembra strano? A volte nella vita ci sono persone che possono percorrere strade molto diverse, addirittura opposte. E si può avere l'impressione che non si incontreranno mai. Forse perché una strada porta alla montagna e l'altra al fiume. Ma con il tempo, con gli anni, la vita ci dimostra che quasi sempre, che dall'alto della montagna nasce il fiume. Per questo credo che il disegno di nostro Signore
fosse di farci incontrare in questo convento, in questo luogo sacro. L'onnipotenza di Dio è infinita. E qualunque strada si intraprenda, ci condurrà al suo cospetto. La mano del Signore segna il nostro destino e noi, suoi figli, non dobbiamo fare altro che seguirlo e avere fede. Dobbiamo avere fede, Maria. Solo così riusciremo finalmente a trovare le risposte a tutte le domande che ci poniamo. Ve l'ho detto, è molto strano. Solo particolari medicine o un potente sedativo avrebbero potuto causare un simile effetto. Ma se voi siete certe che non aveva preso nulla, allora... Ero con mia cugina prima che perdesse conoscenza. Ha bevuto solo un po' d'acqua. L'acqua della caraffa. Lucia. Figlia adorata. Sono io, tuo padre. Sono qui accanto a te per proteggerti. Reagisci, per favore, te ne prego. Io... Figlia adorata, apri gli occhi. Voglio vedere quel bel sorriso sulle tue labbra. Te ne prego, Lucia. Guardami e dimmi che stai bene. Se ti accadesse qualcosa, io non potrei sopportarlo. Lucia. Mia dolce bambina. Buonanotte. Buonanotte, dottore, e grazie. Perché? Perché l'avete fatto, madre? Carlotta, di cosa stai parlando? Sapete perfettamente di cosa sto parlando. Parlo dell'acqua nella stanza della zia. Basta adesso! Sono giorni che sopporto i tuoi sguardi di disapprovazione per tutto quello che faccio. I tuoi continui rimproveri, le tue allusioni. Ma questo è il colmo. Come ti permetti di sospettare? Come puoi anche solo pensare che io abbia potuto... Allora non l'avete fatto? Ascolta, Carlotta. Per questa volta farò finta di non aver sentito quello che hai detto. Perché comprendo che sei un po' agitata per tutto quello che succede in questa casa ultimamente. E ora fammi passare. Prego solo il Signore di perdonarti per questi pensieri. Invece io al Signore chiedo giustizia. Il perdono non è più sufficiente in questa casa. Ho parlato molte volte con la madre superiore di vostra sorella, dopo la visita di vostra nipote. Lei mi ha detto... che erano entrate molto in confidenza quando Vittoria si rifugiò in questo convento. Non capisco perché adesso vostra sorella si sia tanto allontanata dalla chiesa. Vittoria si è allontanata da tutti. E io la comprendo. La vita è stata molto dura con lei, purtroppo. Ho sentito un rumore e pensavo che fosse... E ti ho spaventata? Sì, ma non fa niente, abbracciami. Vittoria, per favore, ti prego. Sono così spaventata, sono così preoccupata. Non avere paura, ci sono io qui. La salute. La salute. Questa sì che è vita, padre. Se devo essere sincero, è la prima volta. Non mi era mai capitato di conoscere un prete come voi.
Perché sono simpatico? Perché siete simpatico, perché siete sveglio e perché vi piace il vino. Che Dio ti benedica, figliolo. Guarda un po' quel prete, si sarà ascolato almeno 10 bottiglie. E perché Bruno ha bevuto anche lui. Oh sì, ma non come il curato. Anch'io avrei tanta voglia di ubriacarmi, però... Oh, Chitana, Chitana, secondo me hai bevuto abbastanza. Perché non te ne vai a dormire qualche ora? No, non ci penso nemmeno, non voglio andare a dormire. Ho tanta paura di addormentarmi perché al mio risveglio potrei scoprire che si è trattato solamente di un bel sogno. No, non voglio addormentarmi. No. Non è vero, stavolta ti sbagli. Anche se sembra impossibile, il circo è di nuovo riunito. Siamo finalmente in pace. Ah, se Mattia fosse vivo. Milagros e Catrielle si sono sposati. Li aspetta un futuro meraviglioso. L'incubo ormai è terminato, Gioacchino. Grazie al cielo, è terminato. Buongiorno, amore mio. Ti ho già detto... Che cosa? Che ti amo. Non hai smesso di dirlo neanche un secondo durante tutta la notte. Sì? E mi piace che cominci la giornata dicendomi che mi ami. Ah, Milagros. Cosa c'è? Ti amo. Anch'io ti amo da impazzire. Ti amo. E ti amerò sempre, per tutta la vita. E se la vita dovesse separarci, nostro malgrado, sì, resterò ad aspettarti per sempre. Ovunque mi trovi, perché tu mi raggiungerai. Sulla terra oppure in cielo. Noi non ci separeremo mai più. Te lo prometto. Si è fatto giorno. Andiamo a vedere il sole. Alziamoci. C'è il sole. Ascolta, Milagros. Sì. Giurami di non dirlo a nessuno. Io neppure parlerò. E i nostri amici non se ne renderanno conto dopo la festa di ieri notte. Sì.
Grazie, vi trovo meglio, vi trovo molto meglio. Sì, ringraziato il cielo, sei venuta a farmi visita. Come sta Lucia? Ha domandato di me. E non solo questo. Ha pianto e mi ha detto che vi vuole tanto, tanto bene. Sul serio? Sì. Allora, devo tornare a casa al più presto. No. No, no, non potete ancora tornare. Perché? Perché... perché... zia, quello che sto per dirvi è piuttosto doloroso. Carlotta, parla, ti prego. Si tratta di mia madre. Mia madre... Non aver paura. Ci sono io qui con te. Madre... madre mia... no... come ha potuto farmi questo, Vittoria? Mia sorella. Zia, cercherò di scoprire perché l'ha fatto. Ma voi non potete tornare a casa in questo momento, capite? Dio mio. Come mai sono rimasta così sola? Zia, no. Voi non siete sola. Avete me. Mariano e io vi aiuteremo, zia. Noi vi aiuteremo sempre. Finalmente vi fate vivo, Mariano. Dove eravate sparito? Ho deciso di terminare la mia convalescenza a casa. In ospedale mi stavo annoiando. Bene, bene, mi rallegro della vostra guarigione. Ma sfortunatamente ora non ho molto tempo per i convenevoli. Ci sono questioni urgenti che bisogna affrontare. Vi ascolto, signore. Si tratta di Villa Speranza. A quanto pare... sono arrivati nelle mani del giudice alcuni documenti che compromettono seriamente i miei diritti su quella proprietà. E voi volete che verifichi la validità di questi documenti? Non siate stupido, Mariano. Voglio che li distruggiate. Veramente? Signor Lynch, questo è... questo è esattamente ciò che dovete fare, ciò che io vi ordino di fare. Voi, come mio avvocato, avete il diritto di pretendere che vi mostrino quei documenti. Molto bene. Esercitate questo diritto e fate in modo che nessuno possa mai vederli. Signor Lynch... non vorrete obbligarmi a incendiare l'intero tribunale soltanto per eliminare quei documenti. Mariano, io confido in voi, in ogni senso. Come avvocato e come futuro membro di questa famiglia. Ammesso che voi siate sempre interessato a mia nipote Carlotta. Non preoccupatevi. Non vi deluderò, signor Lynch. È quello che spero. Non dimenticate... non è necessario che continuiate a darmi spiegazioni. Credo di aver già compreso tutto perfettamente. Bene. Bene. In questo caso non perdiamo più tempo. Distruggeteli. Non voglio che rimangano neanche le ceneri di quei documenti. La speranza non può finire nelle mani di quella gente. Oh. Quei due sono il ritratto della felicità. Ma che cosa è successo qui? C'è stata una festa per caso? Oh, anche noi potremmo farvi la stessa domanda. Ah, Gitana. No, no, non farci caso, Milagros. È l'invidia che la fa parlare. Oh, sì, l'invidia.
Dio! Uomini anche più belli di Catriel mi fanno la corte in qualunque paese mi esibisca. Sì, sì, questo è vero. Io sono testimone, sì. Così possono fare la siesta sempre all'ombra. Brutto svergognato, vieni qui. Non scappare. Se... Ammazza la pitana. Ah, amore mio, quei due non cambieranno mai. Spero che neanche tu cambierai. Ti voglio così, così come sei ora. Sarò sempre la stessa, qualunque cosa accada. Qualunque cosa accada.